Sicuramente è un gol importante in termini di immagine, di visibilità, di riconoscibilità di un territorio che purtroppo a volte è rimasto ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali e che invece con il mister della nazionale, il commissario tecnico nazionale Roberto Mancini, può acquisire una visibilità e una riconoscibilità che sicuramente per noi è molto importante. Per questo voglio ringraziare Roberto Mancini per la sua disponibilità in un momento così importante e anche apicale della sua carriera, che lo vedrà protagonista in questi prossimi campionati europei, nella National League, la qualificazione ai mondiali, quindi sfide importantissime e ha deciso in questo momento importante della sua carriera appunto di coniugarsi con la sua regione. È veramente qualcosa di importante per noi. È un grande piacere, un grande onore rappresentare, oltre che la nazionale come CT, ma rappresentare la mia regione in questo momento non semplice. Essendo nato qua, insomma, è solo la bellezza che ha la nostra regione e tutto quello che si può fare. Insomma, penso che, insomma, vada veramente fatto il massimo per poter portare più turisti possibile perché è una regione bellissima, quindi insomma bisogna fare le cose per bene per cercare di arrivare a questo. La Camera di Commercio con la Regione crediamo fortemente in questo progetto che il Presidente Acquaroli ci ha proposto, ovvero il testimone di Roberto Mancini, un atleta, un ragazzo marchigiano che in un momento così delicato per le Marche, per riprendere quei mercati importanti, per portare economia forte, turistica sulla nostra regione, sicuramente potrà darci una mano. Siamo felici, lui è un marchigiano come tutti quanti noi e con lui siamo riusciti ad arrivare anche in altri paesi importanti dove lui è riuscito a vincere e a portare alto il nome dell'Italia.